In un periodo ricco di impegni e con gare tra loro ravvicinate, il diavolo è chiamato a tirar fuori l'orgoglio. Servono testa, gambe ed un grande cuore al teramo per andare oltre le assenze e cercare il quinto risultato utile consecutivo. All'alba del match dello stadio Zecchini di Grosseto, contro una squadra reduce dall'ottimo pari con la capolista reggiana, mister Federico Guidi si ritrova senza gli infortunati Rosso, Trasciani, Chiere Mateng, Rossetti, Cucurullo e Birligea. L'11 iniziale allora vede in campo il rientrante Soprano ad affiancare in difesa Piacentini. A centrocampo tocca a Viero, Mungo ed Arrigoni. In avanti, prima volta per il giovane di Dio con Malotti e Bernardotto. Nei maremmani, solito 4-3-1-2, con Fratini a sostituire Vrdoljak a centrocampo e De Silvestro a supportare il tandem dell'agnello Arras. Dopo un buon avvio biancorosso, il Grosseto a premere sull'acceleratore al 12esimo. Semeraro innesca dell'agnello dalla sinistra, l'ex Inter Primavera gira di testa, ma la traversa gli dice di no. Poco dopo lo stesso Semeraro ci prova dal vertice d'area su punizione, mancando di poco il secondo palo. Si fa male l'arbitro Longo, poi sostituito dal quarto uomo Gauzolino. Il match si ferma per 5 minuti e al nuovo start ecco la svolta. Piacentini controlla un pallone lungo, lo allontana, ma al limite dell'area c'è Arras, che controlla con il destro, gira su se stesso e col mancino piazza all'angolo basso. 1-0 per il Grosseto e primo gol stagionale per l'attaccante, che lo scorso anno ne aveva realizzati 16 con la maglia della Pianese. Il Teramo cerca di scuotersi e lo fa ad inizio ripresa, ma il lampo di Malotti non impensierisce Barosi. Il portiere si fa aiutare anche dalla fortuna, mandando in corner in qualche modo una gran stoccata di Mungo al 58esimo. C'è spazio anche per un lampo di Dell'Agnello, che manda a lato in spaccata da centro area, ma al 60esimo c'è una nuova svolta. Da un corner del Grosseto, Mungo parte in contropiede e dopo 30 metri controllando il pallone, lo scarica sulla sinistra per Bernardotto, che invita al centro il treno a Zosmanovic, che lascia sul posto difensore e portiere e rimette il Teramo sul binario giusto. 1-1. Primo gol in campionato per il giocatore entrato ad inizio ripresa, che diventa il sesto marcatore stagionale biancorosso e che ritrova la via della rete dopo oltre un anno. Da qui in poi il Teramo abbassa i ritmi, concedendo poco agli avversari. C'è lavoro per il direttore di gara, che allontana prima il preparatore dei portieri Teramano e poi mister Guidi. Il Diavolo va avanti, lotta e sale a quota 11 in classifica. Contro il Cesena, sabato, alla lista degli indisponibili si aggiungerà sicuramente lo squalificato Mungo, oggi ammonito, con un punto interrogativo sul capitano Arrigoni, uscito malconcio nel finale. La certezza è che il diavolo c'è, con il quarto miglior rendimento del girone nelle ultime 5 giornate.